Noi quest'anno abbiamo avuto diverse occasioni, diverse fotografie che abbiamo fatto come direttivo, poi abbiamo dovuto scegliere le solite 11 e abbiamo scelto anche tre premi speciali. Uno è un'intera palazzina che è Villa Betania, che è stata adornata ad albero di Natale. L'altro è un albero di Natale grandissimo in un quartiere molto buio, che è quello giù alla fine di via Lucrezia della Valle, e questo albero che ha fatto la Hyundai ha finalmente fatto vedere una luce che usciva fuori dall'intero quartiere. E poi permettetemi che il terzo, quello più bello, diciamo, è stato il lavoro che è stato fatto di ornamento alla statua del Cavatore. Il comune questa volta si è veramente distinto, non soltanto per i quartieri o per il corso o per la luce, ma per aver fatto un qualcosa di particolare. Una manifestazione riuscita che rientra nell'ambito della programmazione in tema di politiche economiche, è importante per il periodo non solo natalizio, ma per tutto quello che è comunque l'arco dell'anno in cui è necessario avere una continua interlocuzione con l'amministrazione comunale. Questa è una manifestazione che ha visto una, diciamo, fra virgolette, competizione, e speriamo per il futuro di riuscire a creare sempre più eventi che possano comunque dare la possibilità di migliorare e implementare il settore delle attività economiche. Questa è la sesta edizione, io dico che le prossime edizioni potranno essere anche una idea diversa, come quella che hanno fatto a Carolei. La Prologo di Carolei cosa fa? Non soltanto ha fatto il discorso con le vetrine, ma l'ha fatto anche con i balconi, l'ha fatto anche con i quartieri. Esperienza di Carolei meravigliosa, perché nasce quasi a ridosso del Natale, quindi è stata tirata per i capelli. Però poi alla fine abbiamo avuto risultati meravigliosi, a parte quello di essere qui stasera, che è l'onore che ci dà il Presidente di poter partecipare, ma poi aver visto che con veramente poco si riesce a fare tanto per la comunità, quindi come diceva il Presidente prima è arrivata gente da fuori provincia, da fuori città, da fuori regione. La stessa cosa è capitata a Carolei, un piccolo paese di 4.000 anime, 3.000 anime. Tra i premiati quest'anno anche Ruga, noto imprenditore della città di Catanzaro. Che cosa rappresenta per lei questo premio? Beh, una bella soddisfazione, perché se hanno deciso di fare una premiazione del genere si vede che ci tengono alla città per poterla farla vedere più bella di come è, perché effettivamente più tempo passa e più vedo che la città va a essere penalizzata e sempre un pochino trascurata, e questo mi mortifica. Per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché come tu sai bisogna lavorare, già i preparativi iniziano per ottobre, ovviamente c'è tanta passione che ci si mette dentro, e quindi questo piccolo conferimento per noi significa un po' di gratificazione.